Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti miei carissimi. Io sono Jul, siamo su Fire Emblem Three Houses e questo sarà il primo episodio della mia first run, della mia prima run in blind totale dell'avventura aggiuntiva giunta in gioco in data 13 febbraio e che francamente non vedo veramente l'ora di provare. E niente, ho deciso di registrarla in versione integrale e di proporvela sul canale. Spero che vi divertiate e spero in primis io di divertirmi. E partiamo subito. Or dunque, difficoltà normale o difficile? Assolutamente difficile, ragazzi, non ho il minimo dubbio. Sono una giocatrice di vecchia data di Fire Emblem, per cui penso di potermela tranquillamente cavare in questa modalità. Principiante o classico? Anche in questo caso, assolutamente classico. Violet maschio o Violet femmina? Ai ai ai. Ma sapete cosa? È o non è Violet una professoressa? Lo sono anch'io, per cui questa volta farò Violet a mio nome e somiglianza. Prendiamola e come nome scegliamo Jul, miei cari. Voi non ci crederete, ma io non ho ancora chiamato la mia Violet femmina Jul. L'ho sempre chiamata con altri nomi. Per cui questo è diciamo un inizio totalmente inedito per me. Vedremo se sarò in grado di insegnare qualcosa a questi fanciulli anche in Fire Emblem. Sussuyami no shou, Daion no gakkyū.帝国暦185年、ガルグマク大修道院が落成。聖セイロスはこれを記念して四使徒と称される聖人に秘儀を示し、聖筆なる場所において、崩廃の儀が執り行われた。主より授かりし、資源の崩廃と四使徒の聖なる力をもって、 主の再臨が叶うはずだったが、儀式は失敗に終わる。四使徒は儀式に失敗した攻めを追い、ガルグマク大修道院を去ると、歴史の表舞台から姿を消した。一つは森へ、アドラステアの緑深き山麓に。一つは海へ、 ポドラの牙にその身を穿つ。一つは山へ、喉元の険しい峰々に体をうずめ。一つは町へ、日の当たらぬ場所で影となる。かくして伝承は残された。ナバテアの灰のもとに四使徒の印を捧げし時、 失礼いたします。いや、ご公務中に大変申し訳ありません。 Spero che il doppiaggio giapponese non vi infastidisca, ma personalmente lo trovo 100 volte meglio di quello inglese. Per cui, insomma, sentirete le voci così. Nel caso in cui vi debba... Kamaimasen yo, Alois. Ima wa chōdo te ga aita tokoro desu kara. Chiaramente cercherò di non commentare sulle voci dei personaggi, anche perché non voglio introdurmi troppo all'interno della scena. È vero che ci sarà un bel po' di gameplay in questo progetto che vi sto portando, però ci tengo anche che si segua comunque un minimo la trama. Nendaiki-to wa kyōmi bukai desu na. Koko ni kiroku o nokosu koto mo
歴代の大司教に受け継がれてきた務めの一つ。かつて聖者セイロスは英雄戦争の終結後、大修道院の造営に着手したといいますが、当時の資料はこの年代記を除けばほとんどが散逸してしまっているのですよ。ああ、21年前の大火の折にも数多くの書物が失われてしまいましたからな。ええ、ですから今となってはこの年代記の中にしか記されていないことも多いのです。例えば大修道院の落成式典の様子。おお、私も落成時期は知っておりますが、それ以上のことは存じ上げておりませんな。それも当然のことでしょう。そもそもはっきりとした記録が残っていないのです。記録によると式典では女神復活を記念する崩拝の儀が執り行われたそうですよ。崩拝の儀ですか。初めて聞きましたぞ。ええ、崩拝の儀について記した書物もかつては存在していたはずなのですが。Ragazzi, parliamoci chiaro, con tutto il rispetto per i doppiatori inglesi, ma la state sentendo la doppiatrice giapponese di Rea? Siamo anni luce avanti rispetto a quella inglese, strepitosa! Lei è sicuramente una di quelle che spicca di più in giapponese, fermo restando che di base il personaggio di Rea a me piace, ragazzi, ve lo dico subito, controverso quanto volete, me ne rendo conto, scritto perfettamente? Forse no, però anche solo esteticamente veramente 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 bella. 今となっては残された断片的な記録からその様子を想像することしかできません。読み取れるのはかつて聖者セイロスが主の再臨を願い、ノア、シュバリエ、ティモテ、オーバン4人の使徒と共に儀式を執り行ったこと。そしてその儀式は実を結ばず主は戻られなかったということだけです。ん ?4 人の使徒というのは初耳ですな。死聖人とはまた違うようですが。ええ、彼ら4使徒についての記録もまた大修道院にはほとんど残っていません。それぞれの紋章に名を残すのみでしたが、紋章を継ぐ血統が失われる中で四使徒の名前すらも歴史の表舞台からは姿を消してしまいました。ん?意味深な言い方をなさいますな。ともすれば歴史の裏側にはいると。ええ、誰も知らないところで血脈をつなぎ思いもしないものに現れる可能性も。つい長く雑談に興じてしまいましたね。報告を聞かせてもらえますか、アロイス。例の件とはやはり地下のことでしょう。おっと、そうでしたな。おっしゃる通り、近頃ガルグ幕の地下で起きている。Interessante questo dialogo, sicuramente pregno di informazioni che ci serviranno anche in futuro. Ah, eccoli qua. Dimitri, sempre fiero col suo bel capello unto. Noi ce ne andiamo in giro unti e bisunti e conquistiamo tutte le donzelle. Buon San Valentino, Dimitri. Passaggio segreto. Andiamo a darci un'occhiatina. Anche Claude, sempre bel ragazzo, eh. Devo dire che Triausis ha buttato in piazza un sacco di bei ragazzoni. Da fanciulla ringrazio e incito a proporne degli altri nei futuri giochi di Fire Emblem. E poi c'è lei, Daenerys Targaryen. Lei non mi sta particolarmente simpatica, ragazzi, ve lo confesso.
Però chissà, magari in questo DLC si farà vedere, insomma, si redimerà almeno un minimo. Resto dell'idea che il suo look sia top. Gli occhi lilla sul capello bianco, non voglio aggiungere altro sul capello bianco, ma diciamo che è sul capello bianco, e mantello rosso, insomma, look veramente notevole, Edelgard. Ecco, la vocina giapponese forse un pelino troppo stridula? L'avrei fatta, avrei scelto magari una ragazza con una voce leggermente più profonda e composta? Vabbè, però c'è da dire che il contrasto tra vocina da bimba e comunque carattere austero non è male. この入り口もその一つということか。どこへつながっているかは見当もつかないが。ああ、中がどうなってるかもわからないし、恐ろしい危険が潜んでるかもしれない。そういうわけだから、公女様と王子様はここで待っていてもらえるか? 俺と先生でゾクラ式男の後を追うよ。戻ってこなかったら騎士団を呼んでくれよ。待ちなさい。そんな勝手が許される はずもないでしょ。二人では危険よ。私たちも行くわ。ディミトリもそれで構わないかしら? È bello vederli interagire così, soprattutto dopo aver giocato alle varie roots di Three Houses, dove diciamo che questo tipo di interazioni per un bel po' di gioco non si vedono, per cui mi fa piacere rivederli giovani, uniti, allegri. Sarà una bella avventura, dai. Ah, mochiron. Zoku kamoshirenai aite o damatte misugosu という wake ni mo ikumai. Nani yori zensetsu, Megami Saitan no gi no ori ni mo anna jiken ga atta bakari da kara na. Wakatta yo. Tadashi, donna sainan ni atte mo otagai monku no ikko wa nashi da ze. お互いにね。それじゃ行きましょう。それとも他にも誰か誘うべきかしら? Noi quattro saremo sufficienti. Chiamiamo altri studenti, forse dovremmo avvisare i cavalieri. Sapete cosa? Oggi mi sento coraggiosa. Noi quattro saremo sufficienti. Oh, grande Claude, dammi ragione. Ok ragazzi, rettifico tutto. È appena arrivata la regina delle waifu. No, 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 Hilda, vieni con noi. Vieni con noi, cara, ti prego. E poi abbiamo Linhart e Ash, che al contrario non sono due personaggi che mi hanno colpita particolarmente. Che sia arrivata oggi l'ora della redenzione anche per loro? Il Dona invece, certezza nazionale, la amo, la adoro. なんだか珍しい組み合わせですね。こんな時間に一体どうしたんですか?面倒ごとみたいですね。それじゃあ僕はお休みなさい。インハルト、そうはいかないわ。通りがかった不運を嘆きなさい。 T'è andata male, Lino! Adesso devi venire con noi! Si va a far festa! Si va a letto dopo! Adesso però, ragazzi, la mia domanda è spontanea. Claude a Hilda, la sua attendente. Edelgard a Linhart. Vabbè, non è Hubert, e per fortuna, perché preferisco decisamente Linhart a quella sottospecie di vampiro strano e inquietante. Mentre Dimitri ha Ash. Ma scusa Dimitri, al posto di Ash, ma non potevi chiamare il grande Dudu? Cosa c'è di più sicuro di portarci dietro Dudu? Dov'è Dudu? Hai, mochiron desu. Bokutachi mo chōdō jikan o moteyamashiteita tokoro datta node. Sumanai na. Dewa kono 7人 de nukeyana ni hairō. Kamanai na, sensei. Ma nigiyakana no mo waruku nai ka. Sate, dou naru yara. Naiurizu, oretachi ga koko de akubi o kami koroshiteru imi wa anno ka ne? Personaggi nuovi, miei cari. Kami korosete ne zo. Taku. Sonna ni hima nara
Quindi il morettino si chiama Balthus, mentre Violetto si chiama Yuri. Ragazzi, avete sentito questo suono? È il suono della risata di una possibile waifu. Attenzione! Alla biondina bisogna tenerci d'occhio, eh? Perché questa risata, questa entrata, mi è già piaciuta. Ma quest'uomo è più truccato di me, ragazzi. Wow! Qui andiamo proprio David Bowie, Achille Lauro. Questo è uscito da Sanremo. Bello l'ombrettino rosa. Uè, anche il lucida labbra. Ah, o kashira no shiji dori, Tsukiyo no kaigo o sagutte kitan da ga. Sore ga sono mitsukatte okashina renchu ni oikakerarete run da. Okashina renchu? Kishidan ka? Kuwashi koto wa wakaranai. Kaza 7-8 nin datta to omou ga busou shiteru. Sono ninzu ja shika o seiatsu shiyou tte hara demo nasasou da na. Ookata omae o akutou da to omotte torai ni otte kitan daro. Yoshi, kaeri uchi ni shite yara. Ude ga nari sugite todoroite kita ze. Omachi nasai, Baltazar. Molto carina sta Constance, eh? Poi abbiamo di nuovo questo intreccio di viola e biondo che abbiamo già visto con Elise ai tempi di Conquest. Confermo la mia opinione iniziale, ragazzi. Questa è potenziale waifu, per cui teniamola d'occhio. ここは地上の方が及ばねえ場所だ。多少遊んでやったって罪には問われねえさ。何より相手は教団の息のかかった連中だ。騎士団じゃないにしろな。あなたたち、ちょっとお待ちなさい。私も行きますわ。 ここは ただの通路ではなさそうね。人の痕跡も多いし、住居のようにも見えるわ。ガルクマクの地下。そういえば昔兄さんから聞いたことがあったっけ。ん？ああ、ホルスト さんも士官学校の卒業生だったか。うん、兄さんが生徒だった頃にガルクマクの地下にまつわる噂があってね。町の地下には 無数の通路や区画が広がっていて、後ろぐらい人たちが住んでるって。その名もアビス？その通り。ここはガルグマクの地の祖国アビスだ。Balthus si è già buttato sulla waifu assoluta. Ha già capito dove deve puntare la sua attenzione. Dareda? Sore wa seifuku ka? 俺たちのものに似ているの。ようこそ士官学校の生徒さんよ。華々しい方々がこんな場所に何の用だ。いや、俺たちは大修道院をうろついていた怪しい人影を追ってきただけでね。あなたたちに用はないわ。そこを通してもらえないかしら。 Constance von Nouvelle. Sento già puzza di nobiltà fin qua, ragazzi. Questa mi sa che viene dai piani alti.
アビス住民の排除をもくろむ教団の指示で介入の口実を探しに来たのですわね。Constance, mi sa che sei un po' confusa, eh? Ma proviamo questa. ただが売り上げありさえすりゃ中身は何だって関係ねえだろ。やんのか、やらねえのか。見るになかなかの手だれのようだ。いちいち相手をするのは得策ではないな。ああ、そいつは俺も同感だ。今日のところは引き上げるか。この後に及んで帰るだなんて、そう寂しいこと言ってくれるなよなあ。ここの連中はみんな娯楽に飢えててね、戦争ごっこがしたくてたまらねえのさ。ほほう、鮮やかな狂撃の手並み、やっぱりただのゴロつきじゃなさそうだ。おいクロード、感心している場合か。ここは俺たちで突破口を開かねば。待て、クロード、リーガン公爵家の新しい着手が。いや、人違いだろう。クロードなんてフォドラじゃ珍しくもない名前だ。ma Claude, ma gli stai prendendo in giro? Ma guarda solo come va in giro vestito! Secondo te non sembri un nobile? それこそ適当に偽名で使うやつもいるくらいな。guarda come li prende in giro, furbastro! だが、今年の士官学校の生徒にクロードって名の男は一人だけだろう。おいおい、なんでまたそんなことまで知ってるんだよ。こいつはとんだ行幸だぜ。ma Baltus, sei serio? cioè, ma ci sei o ci fai? ma dai, ma che risposta è? よし、お前ら、ぶん殴られてケツ並べるか、おとなしく踏んじばられるか選びな。悪いな、みんな。心当たりはないんだが、どうやら俺の東方の忍者曰く、石を投げつけられたら石の雨を降らせて返してやれだとさ。ようやくやる気になったかよ。レスターの格闘王の拳、味わってけ。あの男の人、なんかどこかで見たことあるような。Ai ai ai, prima battaglia mi sa, miei cari. Scaramuccia nell'abisso. Allora, se ti imbatti in una parte del gioco, non so come guida, grazie gioco, credo di saperlo. Or dunque, giochiamo con la mitica Jul. Partiamo dal 20. Con Edelgard, con Dimitri, con Claude, Linhart, Ash e Hilda. Allora, Linhart, vescovo. Dimitri, paladino. Noi siamo Mastro Spada. Edelgard, cavaliere fortezza. Claude, cavaliere viverna. Ash, tiratore. E Hilda, guerriera. Or dunque, gestiamo un attimo gli strumenti, anche se direi che per questa prima mappa possiamo andare così. Abbiamo anche i battaglioni già abbinati e direi proprio che non li vado a cambiare. Per quanto riguarda le classi, abbiamo la classe speciale, l'intermedia maxata e siamo già all'avanzata. Diamo un'occhiata alla mappa, che mi sembra abbastanza importante. Allora, partiamo da qua. Qui ci sono due furfanti, furfanti dotati di spada. Tu cosa ci dai? Oro. Poi, andando dritto, ci scontriamo subito con loro. Beh, la mappa è molto grande, devo dire. Molto grande. Oh mamma, che mappona. Dove sono i nostri nemici? Allora, qui ci sono... suolo schivata. Poi qui c'è il suolo cura con la nostra carissima e splendida Constance, che ci aspetta. Cavaliere Arcano? Cavaliere Arcano è una nuova classe. È tipo quella di Aversa, no? Tipo quella di Aversa di Awakening. Fuoco, sagitta. Diamo un'occhiata magari. Cavaliere Arcano, cavalleria a dorso di un Pegaso nero pece. Può usare la magia e muoversi di nuovo dopo uno scontro. Umore cangiante, forza più 3 e magia più 3 al chiuso. Difesa più 3, resistenza più 3 all'aperto. Particolare come abilità. Poi abbiamo mobilità, affinità, magia nera e trick e ballacche.
Diamo un'occhiata anche a Yuri. Eccolo qua. Yuri è un ladro acrobata. Ladro acrobata, mirmidone che può usare la spada e un po' di magia e inganna i nemici con movimenti rapidi. Richiede la certificazione del ladro. Allora, Yuri ha spirito d'onore. Se l'unità combatte a uno spazio di distanza senza alleati adiacenti, ottiene attacco più 3. Quindi a lui piace stare da solo. Questa abilità mi ricorda molto Heroes. Poi abbiamo la roba del ladro. Cos'è Lucky 7? Colpo di fortuna. Ogni turno più 5 a uno dei seguenti parametri. Dove l'ha preso colpo di fortuna? È del ladro acrobata, penso. Poi abbiamo Api. Api è una Valchiria. Andiamo a vedere. E ha un segno misterioso, tra l'altro. Andiamo a vedere gli altri che segni avevano, che mi sono un attimo scordata. Allora, la Constance ha il segno misterioso, mentre Yuri ha anche lui segno misterioso. Anche lui segno misterioso. Quello di Yuri impedisce il contrattacco del nemico. Quello di Constance, vediamo un po' che fa. Non consuma utilizzi durante attacchi magici. Bella Constance. E poi abbiamo Api, che invece non consuma utilizzi quando si usa la guarigione magica. Allora, Valchiria. Unità cavallo specializzata in magia nera, in grado di muoversi di nuovo dopo uno scontro. Interessante, pompata in fede, ragione e ovviamente cavalleria, e la sua abilità personale è fascino mostruoso. Tutti gli attacchi sono efficaci contro i mostri, l'unità è presa di mira dai mostri più facilmente. Oh mamma Api, sono curiosa di sapere la sua lore, perché un'abilità del genere non lascia presagire nulla di buono. Raggio di uno di magia nera, raggio di uno magia oscura? Wow, queste sono passive della Valchiria, penso. Che passivone, uè! E concludiamo con il nostro Balthus. Vediamo un po' Balthus, sacerdote guerriero. E ha un'arma che si chiama Vajramushti. Allora, segno misterioso. A volte fa recuperare un numero di PS pari al 30% dei danni inflitti quando si usano mosse speciali. Sacerdote guerriero, un guerriero sacro che può usare un po' di magia ed eccelle nel combattimento con l'ascia e a mani nude. Molto interessante questa classe, una classe molto da D&D, no? Abbiamo uno sprazzo di magia e poi danni fisici e via che si va. E abbiamo Re della Lotta, forza più 6 e difesa più 6, quando i PS sono al 50% o meno. Mi piace meno delle altre abilità, più che altro perché non mi piace l'idea di tenerlo a vita bassa. Adesso vediamo magari quanta difesa ha. Come è messo a difesa? 24, dai, ne ha. Poi abbiamo affinità pugni, lotta a mani nude, cura, che gli permette di usare cura, e basta. Qui la caratteristica è di base di poter usare la cura anche su una classe fisica. E niente, direi che abbiamo analizzato tutti e che possiamo partire con i nostri beniamini. Vinci se sconfiggi tutti i comandanti nemici, perdi se Jul viene sconfitta. まじめすぎて肩凝りそう。でも、ま、教えてあげるよ、バルトが。俺かよ。まあいい。俺たちはボルフクラッセだ。地上に居場所を失った生徒の行き着く場所。アビスで秘密裏に開かれた第四の学級さ。 第4の学級。いえ、今は戦いに集中しなければ。暗いし入り組んでるし、戦いにくそうだね。でも寝るには適してるかも。あの扉、特殊な鍵がかかってるみたいです。僕でも開けられなそう。何か仕掛けが。 Allora, Ash è stato abbastanza chiaro, bisogna attivare questa leva, probabilmente ci saranno anche altre leve, e nel frattempo difenderci perché, come dire, abbiamo Balthus letteralmente davanti. Or dunque, sfida contro i lupi cinerei, speriamo che sia la prima e ultima, e vediamo un po' che cosa si può fare. Allora, Balthus, ci vieni subito addosso, con tutti i tuoi compari.
tu sei bello grosso, per cui quasi quasi lascio la signorina Edelgard a incassarti, e intanto vengo qui sotto e sistemo questi due ladruncoli qua. E niente, mi sa che qui do un ciucco con Dimitri. Altre possibilità non le ho. Ho un po' paura di venire massacrata, per cui direi che vado comunque di truppa d'assalto. Perlomeno uno lo indeboliamo gravemente e lo teniamo fermo lì. Ok. Scappiamo indietro. Ma sì, dai, poi viene Violet a finirlo. E adesso, mia cara Jul, scusami, non ti chiami Violet. Devo capire perché il mio controller impazzisca così spesso, perché questa cosa non mi piace. Andiamo di spada ferro normale. Olè! Carina la tenuta del mastro spada. Non ho mai fatto Violet mastro spada. Ho sempre optato per delle build diverse. Il maschio solitamente lo giocavo mago. Usavo la classe del saggio, mentre la femmina l'ho sempre fatta con i pugni. Edelgard può venire qua e incassare un bel po' di colpi. Fase nemici. Vediamo un po' cosa succede. Succede che Edelgard incassa egregiamente tutte queste sberle. Posso anche velocizzare e ne dà una bella indietro. Lei ci sarà molto utile. Ho già capito che con in una mappa con una spinta così aggressiva di nemici, tenere davanti la lattina sarà la scelta migliore. Questo furfante le fa danno. Pericoloso, questo arciere deve morire. Il ninja va addosso a Claude, che purtroppo si prende un gran brutto sberlone più un 16x2, ma Claude è studiato, è laureato e schiva il secondo colpo. E qua si avvicina anche Balthus. Allora adesso dobbiamo buttarci nella mischia, anche perché Balthus ci fa 33x4 contro Linhart, così ce lo saluta in amicizia. Allora, qua un bello stratagemma non sarebbe affatto male. Sapete cosa? Voglio provare lo stratagemma di Hilda, la mischia folle. Proviamola contro Balthus, va là. Cioè, ragazzi, ma qua è già partita la ship. Io li ship un sacco, sono troppo carini. Questo, tra l'altro, mi sa di personaggio che può essere adatto al carattere di Hilda. Balthus, ti terrò d'occhio, perché se mi piaci potrei anche concederti l'onore della mano della mia waifu. Molto carine queste interazioni. Ma cosa dici, Balthus? Ti sta solo venendo addosso con una rissa? Guarda che carina, come fai a dirle di no? Detto ciò, Balthus è stato accuratamente indebolito, mi fa 20x2. Questo deve morire adesso, hic et nunc. Guardate ragazzi, facciamo così, lo ammorbidisco con Ash. Dopodiché stavo dicendo, direi che possiamo andare a prendere la kill con Violet. E vediamo quanti dialoghi riusciamo a sbloccare, perché il dialogo con Hilda era una cosina speciale e mi piacerebbe cercare di fare tutti i dialoghi speciali che riesco. Spada ferro dovrebbe bastare, ci prendiamo un bel ciuccone però, non hai modo di fargli 19 secchi, Violet? Mi sa di no. Spada di ferro sia. Non colpire. Ah, ci ha colpiti. Che male, Balthus. E facciamo il primo level up della nostra Jul. Fai un bel level up. Non male. Poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio. Fatto ciò, Balthus se n'è andato e non ritorna più, ma questo arciere è ancora qui e dà parecchio fastidio al nostro Claude. Dimitri, tu riesci a ucciderlo? Sapete cosa posso fare? Diciamo che Claude va ad attivare la leva in questo turno.
Dopodiché se ne può stare anche qua, fuori dal range dell'arciere. Perfetto, ho già dovuto riavvolgere una volta il tempo. Però almeno stavolta la freccia mortale se la prende Linhart. Il level up di Byleth è stato assolutamente uguale, tra parentesi, ma d'altronde, come succede in tutti i Fire Emblem, i level up sono scriptati se l'attacco avviene di nuovo con le stesse modalità del precedente. Detto questo, il Dozza, lo salutiamo questo arciere antipatico? Lo salutiamo con un paio di colpi d'ascia? Brava, così. Ora, dobbiamo curare Linhart, ma direi che prima Linhart cura Claude. Qui ho baitato i cavalieri con Dimitri, vediamo un po' come se la cava, ma in teoria dovrebbe cavarsela abbastanza bene. Sottolineo abbastanza perché si è preso una bella sberla da 15 sulla faccia, ma siamo ancora vivi e vegeti, almeno per ora. Beh, avanziamo. Api si è risvegliata. Api, cosa hai fatto? Api? Cosa fa? Se ci ha invocato contro un mostro e si è chiusa dentro una stanza. Api? Questo chi è? Verme gigante. Mamma mia, andiamo bene.